Ok, benvenuti in questa nuova parte di Agita Bianca Altezza Non Conta. Dobbiamo fare sti cose che sono insopportabili. Veramente sono odiosi. Ah, posso appoggiare su sto coso? Invece che rimbalzare su quello lì? No. Ah, in teoria potrei, però non è fatto apposta. Non voglio cascare. Ok. No, perché sono detestabili queste cose con questo gioco. Non so se l'ho già detto, ma lo confermo proprio. Che su Ratchet & Clank da Play 2 sono belli da fare, perché sono facili, qui invece non si capisce come si devono fare. Ok, proviamo. Andiamo a premere X e con qua, proprio subito prima di premere X, premere avanti. Oh, che bello, ce l'ho fatta. Questa parte, cioè adesso devo contare 10 minuti perché poi devo fare tonda tonda la parte di 15, no? Quindi così, una questione, fine. Ecco, qui possiamo fare i bastardi e boom. Ok, come l'ho detto, non ci possiamo fare i bastardi. Qui è pieno di nemici, come si può ben notare. E questo ci può sia aumentare di livello che fregare, perché guardate che bello che è. Il pupazzo da picchiare con la faccia di Ratchet. E il naso robot boh. Perché così va bene lo stesso, va bene il robot, dai. Perché in realtà Ratchet è un robot, no, non lo so perché sia il naso rosso. Perché è un pagliaccio. Perché è Sweetooth. Ok, accendiamo l'acceleratura. Salta. Salta. Vabbè. Atlas. Atlas. Salta. Ok, questo qui già è più impegnativo perché è tutto in tondo, tipo spirale, quindi non sai bene quando saltare e quando no, perché non riesci a calcolare bene le cose. Quanto è lungo? Ecco. Tipo, è una spirale, ogni tanto accelera, ogni tanto no, quindi infatti non riesci a calcolare bene i tempi. Oppa! Questo qua è più facile degli altri perché basta andare avanti e indietro. Cioè di quelli di prima, non degli altri, nel senso. Come non detto. Vabbè. Non ci vuole niente, dai. Torniamo dentro. Uno. 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 Nessuno. Citazione, un'altra citazione. Che nessuno capirà perché io faccio citazioni che nessuno capisce. Oppala. Facciamo ancora dei salti, dai, dai. È tutto un premere X. Come i giochi dell'Atari, che c'era solamente un tasto. Atari nel senso la console Atari, non la casa di distribuzione fallita. Sì, perché l'Atari è fallita tipo l'anno scorso, con doglianze alla loro azienda storica. Questa è una delle prime aziende di videogiochi, praticamente. Ok. Questo non vuol dire che me ne freghi qualcosa se è fallito o no, tanto la gente che era dentro non era più la stessa di quando c'erano i giochi dell'Atari, quindi chi se ne frega. È la gente che così, per via del tempo così che passa, è riuscita a diventare presidente, gestore. Mi sa che non faceva neanche più giochi. Solamente distribuzione di giochi Dragon Ball e così via. Ah, così ci sono solamente questi qua. Ecco i nemici. Quelli veri. Quelli da pro. Lezzi. Lezzi, siete lezzi. Ok, non sono più lezzi. Dove devo andare? Ah, eccoli. Guarda quanti Ratchet. Sembra giocare online proprio. Oppure multiplayer di Ratchet 3. Vedi, questi Ratchet sono più brutti del mio. Perché il mio è tutto bello sorridente come uno scemo e questi qui sono incazzati. Eccoli qua. Ma non danno molta esperienza questi, eh. Il mio missile non è neanche a metà. Il mio missile, il mio lancia missili. Il mio missile sembra una cosa un po' sporca. Ok,
Ok. Morite. E questo è il vostro compito, schiattare. Oh, che bello. Ah, tu non sei morto, adesso tocca a te a morire, mi dispiace, ma è così che funziona. Mentre se fanno i cloni di Ratchet, non dovrebbe avere tipo la stessa mente di Ratchet, perché hanno questo istinto omicida, questi? Sono cloni venuti male tutti. Proprio nelle scatole di imballaggio. Olè, potenziato la vita. Anche se preferirei un potenziamento dell'arma che della vita. Tanto uno in più di vita, uno in meno, fa veramente poca differenza. Ok, lanciamissili 3 munizioni. Quindi vuol dire che siamo fregati. Non riusciamo a potenziare nulla. Almeno quello lì è morto. Ui, è il colpitore. O il blaster. Il mio blaster piace caldo. Il gioco. Aiuto. Che poi nell'uno era blastatore. Quindi ci sono un po' di inconsistenze nelle traduzioni, nelle Ratchet & Clank delle armi. Meno male che non ci sono nei personaggi. O ancora peggio, meno male che non c'era nella Q-Force, perché tipo in tutte le lingue, meno che in italiano, hanno tradotto Q-Force. E meno male che in Italia non l'hanno tradotta, perché Forza Q sarebbe stato bruttissimo, suonava malissimo. Per quando mi possa piacere, tipo quando italianizzano le cose, giusto per... Vabbè, proviamo quest'arma qua. Fanculo, non la voglio più provare. Via, sbarazziamoci di questi nemici alla vecchia maniera. Con le armi non potenziabili più, perché ormai non ha tutto il limite. E sono morti, yeah! Qui dovrebbe esserci della vita, credo. Ho visto una cassa della vita. Lì sono delle casse normali che le vado a prendere. Anche perché da sopra c'è qualcosa. C'è un altro bolt, vai. Non che ce ne faccia. Non che me ne faccia qualcosa, però tanto vale. Ok, mi sa che la vita l'ho già presa involontariamente. Ma questo pulsante rosso così, così rosso proprio. Com'è che Ratchet lascia le impronte nel pavimento? Ok. Cosa ho ottenuto? Qui? Ah. Un attimo che qui c'è un coso gadget, non prendo il lanciamissili. Così lo potenzio un po'. Guarda, non mi posso attaccare da qui? Cosa? Ehi? Qui mi attaccano. E qui niente. Qui mi attaccano. E qui niente. No, dai. Qui mi attaccano. E qui niente. Ma muori. Questo qua è un bug. Ma proprio un bug di quelli belli. Di quelli proprio molto belli. Vabbè, no, in realtà è un bug del cazzo. Il bug del cazzo. Ma... Ratchet, che piacere vederti, benché sia certo che tu ti sia già visto abbastanza. Otto, mi spiace che nessuno riconosca i tuoi meriti, ma ci sono altri modi per guadagnarsi il rispetto. Ti sei veramente bevuto quella manfrina. Non si tratta dei nostri meriti, di rispettarci o di qualsiasi altra scempiaggine tu abbia creduto. Si tratta di potere. E che cosa c'è di più potente dell'intelligenza? E Rhino? Nulla è più forte del potere della mente. Vedete quest'area alle mie spalle? Questo era il mio vero e unico obiettivo. Ho sviluppato una tecnologia per trasferire l'intelligenza dell'essere nella prima camera all'essere nella seconda camera. Cosa? Quando avrò finito di ingrandire questi cloni, userò il mio esercito di Ratchet per radunare ogni vita intelligente nel sistema solare. Allora trasferirò tutto il loro potere cerebrale su di me e diventerò l'essere
essere più intelligente che l'universo abbia mai conosciuto. Questa è pura malvagità. Già, peccato che nulla di questo succederà se noi ti fermiamo. Più facile a dirsi che a farsi. Ok, in teoria qui sarebbe il boss, ma noi non lo faremo perché non ci sarebbe tempo. Ok, non c'è ancora il boss. Non mi ricordo. Facciamo sta parte qua nel dubbio, che dopo non voglio rifare tipo tutto da capo perché ho sbagliato. Questo qui è Clank con super veloce. E Clank Ratchet super veloce. Quindi faccia ciao. Che cacchio è Ratchet versione SIG? Vabbè. Ah, ricomincio da qui. Quindi direi perfetto così. Direi che possiamo comunque vederci alla prossima parte e alla prossima. Ciao ciao.